Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Siano lodati Gesù e Maria e una santa serata a tutti. Questo ciclo di messaggi è molto importante anche perché poi sarà seguito da un altro ciclo di messaggi che si intitola Rimane poco tempo, sono un pochino propedeutici gli uni agli altri. Vedremo subito che la Madonna avverte, ammonisce circa alcune situazioni, però lo fa in modo costruttivo, quindi non lo fa in modo da creare panico, angoscia o cose di questo genere, ma semplicemente come in italiano il termine avvertimento suona un po' come minaccioso, come un'informazione che ci dà, un monito che ci dà, una luce che ci dà, dicendoci guardate che state vivendo in una situazione particolare, per cui state attenti e cercate di attrezzarvi, di prendere gli strumenti adeguati per interfacciarvi con questa situazione particolare. Ecco, io dall'insieme di messaggi che ho letto, insomma, in questa, diciamo così, sezione, ho capito questo. Infatti, leggendo i primi due in ordine cronologico che c'è in questa sintesi curata da un sant'uomo che veramente è stato veramente bravo a fare questo raggruppamento tematico con un'operazione di cesello copia e incolla veramente notevole, quindi ha lavorato tanto e ci ha studiato tanto, quindi che Dio lo benedica. E i primi due sono di questo tenore: il mondo sta andando alla perdizione, apodittico, lapidario, il mondo sta andando alla perdizione. E qui siamo nel 3 aprile del 1985. La vita per me è presto, io ero nato, però c'avevo 13 anni, manco 14, stavo facendo il quarto ginnasio, è un bel po', però la situazione era già parecchio drammatica. Io ritengo sempre, perché quella data c'erano già stati due eventi che sono assolutamente, a mio avviso, emblematici e significativi in senso negativo per la sorte dell'Italia e dell'Europa. C'era già stata la legge sul divorzio del 70, che poi è stata purtroppo confermata dal fallimento del referendum abrogativo del 74 e soprattutto la stramaledetta, ne vedremo che adesso si ne parlerà qui la Madonna in questa serie di messaggi, a volte in termini chiari, a volte in termini non chiari ma evidentissimi per quanto mi riguarda, che era la legge 194, che è non soltanto in Italia ma anche in Europa. Quindi, il mondo sta andando alla perdizione, però subito dopo, non molti mesi dopo, 20 settembre 85, dice: voi non sapete cosa vi attende. Ma attenzione a questo ma, io vi posso assicurare che tutte le anime in grazia gusteranno per sempre l'immensa meraviglia e gioia che il Padre ha preparato per tutti. A mio avviso questo messaggio, potremmo anche finirla qua, quindi anche senza sapere tutto quanto il resto, perché questa è proprio l'indicazione fondamentale, perché sono tanti anni che sono sacerdote, che sono in contatto con tante persone, sia a livello, come dire, reale di parrocchia, sia a livello sempre reale, perché poi molte persone mi scrivono, mi vengono a trovare, quindi io li chiamo contatti virtuali, ma i contatti virtuali comunque sono contatti reali, perché qui il contatto anche di questa sera, un contatto
contatto virtuale perché usiamo degli strumenti che ci permettono di stare vicini pur essendo a distanza, però questo è contatto reale, non è una realtà, cioè non è come quando si sta giocando con un videogioco, quindi, o che sta vedendo un film, no? Questo è reale quello che sta accadendo, non è fantasia, no? Però c'è un sacco di gente che, rendendosi conto, perché proprio qualcuno un minimo di grano sale si è rimasto in testa, che stiamo vivendo situazioni abbastanza particolari, sta preoccupata, sta terrorizzata e va continuamente in cerca della profezia, del mistico, di questo, di quell'altro, perché vuole trovare in qualche modo, come dire, a Roma si dice, gli trema la terra sotto i piedi e cerca di trovare un qualche aggancio, un qualche appiglio perché si sente preso dall'angoscia. Oh, io personalmente ho sempre detto alle persone di guarda che è inutile che stai a scervellarti, anche perché conoscere quelli che si chiamano i futuri contingenti, così li chiamava San Tommaso, sei sicuro che è meglio? Cioè, se tu sapessi che ne so, il 7 febbraio del 2025 succede, che ne so, la terza guerra mondiale che stermina l'Europa, sgancia una bomba atomica in Europa. Sei sicuro che questa sarebbe una conoscenza fruttuosa? Anche no, sicuramente no. E infatti il nostro Signore queste conoscenze non ce le dà, perché l'occultamento del futuro è una cosa che corrisponde alla volontà di Dio, salvo rarissime eccezioni. Perché noi non avremmo nessun beneficio reale dal conoscere il futuro. Noi dobbiamo stare abbandonati alla volontà del Signore, ma fare l'unica cosa che è importante e necessaria. Qual è? Stare in grazia di Dio. Perché? Perché San Paolo scrive chiaramente Romani 8:29, c'è cioè manco bisogno che controllo perché mi ricordo a memoria sia il versetto che la citazione, questa importantissima frase. Tutto in greco c'è pas pasa pan, non c'è polius pole pollon. Tutto concorre al bene, attenzione, di coloro che amano Dio. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Cioè, se tu ami Dio, quindi stai in grazia, perché la carità, che è l'amore di Dio, è il primo, come dire, connotato dello stare in grazia, qualunque cosa accada, per te sarà sempre bene. Il problema è che se uno non sta in grazia di Dio, ma sta in grazia di Satana, sto discorso non vale affatto. Ecco perché tutte le anime in grazia gusteranno per sempre l'immensa meraviglia e gioia che il Padre ha preparato per tutti. Cioè, non è questa una promessa relativa, dice, vabbè, le anime che stanno in grazia poi andranno in paradiso e saranno contenti. No, no. Le anime che stanno in grazia sbarcheranno questo tempo travagliato, rimanendo sulla santa barca che è la Santa Madre Chiesa, continuando a vivere anche in situazioni borderline l'immensa meraviglia e gioia che il Padre ha preparato per tutti. L'ha preparata per tutti, però purtroppo la vivono pochi. Perché di anime che stanno in grazia oggi, questo è parere mio personale, non voglio certamente fare il profeta di sventura, ma a quanto vedo non è che sono così tante, eh? E nemmeno tra quelle che vanno a messa la domenica e che quindi sembrerebbero, è tuttora dimostrare che stiano in grazia. Ecco Oscar, prego. Sì, parlando con c'era venuto un flash di un altro messaggio di Maria che diceva: vivete santamente e gusterete da subito il regno del Padre. Quindi la vita nella grazia santificante ti fa già pregustare, già in questa terra, quello che sarà poi in maniera, diciamo, infinitamente più grande in paradiso, ma già da subito. Quindi questo è molto bello, no? Perché ci dà anche la possibilità quindi di vivere nella gioia, nella pace, nell'amore, e prenotare già in questa terra, in questa valle di lacrime, già alcune piccole gioie, alcune
bagliori di quelli che saranno poi stabilmente e infinitamente più grandi in paradiso. Altro messaggio che è una prosecuzione del precedente e che è anche il motivo per cui il nostro Signore ci avverte, anche senza scendere nei dettagli, né troppo dettagliato quello che succederà e tantomeno dettagliato l'arco temporale. Questo mi posso permettere, quando sentite qualcuno che fa date, tipo 11 settembre del 99,99 periodico su 100, quella cosa è falsa. E non dico 100 su 100 perché, insomma, non sono, essendo il Padre Eterno, voglio lasciare lo 0,00000001% e possa decidere di fare una cosa di questo genere, se no direi 100%. Dice il 14 dicembre dell'85: vengo per salvarvi, attenzione, perché quello che avverrà vi trovi preparati. Questo è un altro termine chiaro, chiave. La vita di grazia e l'arrivare preparati alla prova. La preparazione è un tema fondamentale in tantissime cose. Io nei giorni scorsi, per una serie di circostanze contingenti, ho dovuto diverse volte intervenire sul fatto che, per esempio, noi non possiamo arrivare alla morte impreparati. E la preparazione alla morte è una preparazione remota con la vita santa, è una preparazione prossima con quegli atti specifici che vanno compiuti in prossimità della morte, quando uno è ancora cosciente. Nella vita non si possono improvvisare le cose, non è possibile. Cioè, se arrivano delle grosse prove, noi non possiamo arrivare lì. Che stiamo facendo, avete visto, come tempi del diluvio, mangiavano, bevevano, si ammogliavano, si maritavano, si maritavano. Se uno fa così, viene il diluvio e li fa morire tutti. Il nostro Signore ha avvertito Mosè: sta attento, guarda che questa cosa, preparati, fai l'arca e raduna queste persone e portale dentro, altrimenti sarebbe morto pure lui. Allora, siccome questi tempi adesso li qualifica, adesso vedremo che tempi stiamo vivendo, sono tempi particolari. Noi non possiamo pensare di poterci interfacciare con questi senza essere preparati sotto tutti i punti di vista. Tutti i punti di vista intendo spirituale, morale e per certi aspetti pure materiale. Non si può. Dice un pochino più avanti, ecco qua, siete entrati nel tempo della purificazione, 13 gennaio dell'86. Quindi non vi meravigliate di quello che vedrete. Siete entrati. Il tempo della purificazione. Sapete che in greco purpuros, da cui deriva purificazione, significa fuoco. La purificazione significa che c'è una situazione malata, peccaminosa, dannosa, che deve essere sanata. È sanata col fuoco. Chiaramente il fuoco qui lo si può certamente intendere in senso metaforico, cioè all'inferno e al purgatorio il fuoco è reale, però una purificazione è un evento doloroso, quindi si passerà attraverso prove e tribolazioni, sicuro. Ma è evidente, no? Che il mondo deve essere purificato, perché il mondo non è un mistero questo qui. Nel XX secolo questo è un processo che è iniziato, che si è veramente cominciato un po' prima, perché io penso sempre che il grande momento proprio il momento clou, quello che ha segnato veramente uno spartiacque della storia, è stata veramente una tragedia, è la Rivoluzione francese. Perché lì c'è stato proprio il primo atto proprio di superbia luciferina, cioè di dire: io sono 1700 anni che mi state, io voglio rifarmi una vita senza Dio. Sono io il Dio di me stesso, via le monnezze, via queste cose, via questi retaggi, costruisco un mondo, una civiltà ad immagine dell'uomo. Questo poi era il progetto dell'illuminismo che derivava dal razionalismo cartesiano e che poi è sfociato nel
della massoneria, perché i massoni sono tutti quanti illuministi, sono tutti quanti. D'accordo? Il culto dell'uomo, il culto della dea ragione e purtroppo pure il culto di Lucifero, anche se non tutti lo sanno, ma quelli che stanno nei gradi avanzati ci stanno, no? Quindi sta cosa qui deve essere tolta. Questa è una cozza, questa è una cosa che un tempo era, come dire, settorializzata, no? La versione francese poi è stata in qualche modo convogliata dall'impero napoleonico, dopodiché Napoleone è andato a finire a Schifio, dicono in Sicilia, c'è stato il congresso di Vienne, sembrava una parentesi chiusa, ma niente affatto. Ormai il virus era partito, questi sono i virus veri, sono quelli pericolosi, e quello non è stato fermato più da nessuno, e nel tempo ha prodotto tutto quello che vediamo. Cioè, adesso non voglio adesso fare lezione di filosofia, no? Ma anche gli stati totalitari, un minimo di filosofia bisogna un attimo conoscerla per capire, perché guardate che in seminario i seminaristi burloni ignoranti dicevano una cosa che è una grande sciocchezza, la racconto a titolo di informativo, dice: la filosofia è quella scienza con la quale o senza la quale il mondo resta comunque uguale. Ma non è proprio vero per niente, invece. Non è vero per niente, perché quello che noi viviamo oggi è filosofia messa in pratica. Cioè, la gente che pensa e che elabora i sistemi non li fa perché c'è niente da fare, sta chiusa in camera e poi fa un bel discorsetto che rimane stampato su un libro, ma manco per niente. Perché gli stati totalitari, sia comunisti che nazisti, sia rossi che neri, derivano dal pensiero di Hegel. E Hegel è la punta di arrivo del razionalismo illuministico. Ok? Quindi e la reazione a questa roba, nelle filosofie esistenzialiste o nichiliste, tipo Nietzsche, oggi è... Ok, oggi abbiamo un cocktail tra il razionalismo massonico e il nichilismo nicciano, che hanno comunque in comune il culto dell'uomo. Cioè, l'uomo è il padre eterno in terra, che non riconosce nessuna autorità al di sopra di sé. Punto e basta. Quindi queste cose bisogna capirle, perché è chiaro che... Quindi è chiaro che adesso questa roba, cioè, capite, è pervasiva, sta in tutto il pianeta Terra, perché poi con gli strumenti di comunicazione che abbiamo, quindi la globalizzazione, l'uniformazione, se qualcuno c'ha qualche ricetta, io ho sempre detto, dico, se qualcuno c'ha qualche ricetta per uscire fuori da certi impasse, sia globali che ecclesiali, alzi la mano. Sapete che anche dentro la nostra Santa Madre Chiesa ci sono, per esempio, alcune persone che raccomandano. Io anche sono, non ho paura di dirlo, insomma, di questo pensiero, un sano ritorno alla sana tradizione, no? Anche da un punto di vista, per esempio, liturgico. Ma il problema è che oggi, non voglio adesso fare cioè, a prescindere dalle decisioni che vengono prese dai vertici, si può, non si può, ma ragionando, numero uno, questo dovete sapere, un sacco di preti il latino non lo sa oggi. Per cui se volesse dire la messa in rito antico, cioè, ne è buono, ma non soltanto perché non ne conosce la struttura, ma perché non capisce, neanche lui capisce nulla di quello che uno sta, non sa pronunciare le parole. Cioè, una cosa di questo genere era assolutamente impensabile dentro la Chiesa Cattolica. Anche i fedeli, anche quelli che sono, tra virgolette, che ne so, buoni, devoti, che vanno a messa la domenica, ormai, cioè, questa è una cosa che dentro il cervello non ci sta più. È chiaro che, per esempio, dopo che Benedetto XVI fece la liberalizzazione della forma straordinaria del rito romano, c'è un sacco di gente che si è avvicinata e tante altre cose, no? Certo. Però la stragrande maggioranza sta proprio completamente out. Qualcuno dice, forse sarebbe bene un ritorno. Sì, e come? Vabbè, che facciamo? Come lo realizzi? Perché adesso c'è un background
assolutamente insensibile. Cioè, è come dire, non ci puoi lavorare con una cosa del genere. Per cui non ci sono sistemi umani per uscire fuori da certe situazioni. Ora sto facendo alcuni esempi, ma se ne potremmo stare fino alle 4 della mattina. Adesso ci stanno tanti altri bei messaggi da commentare, no? Però per capire il tempo della purificazione, questo è un processo che deve necessariamente essere pilotato dall'alto, per forza, perché non ne usciamo con le mani nostre, non ci sono, cioè, le ricette non ci stanno, almeno io non le conosco, poi se qualcuno le conosce, se Oscar le conosce, ce le dice, qualcuno alzi la mano e ce le dica, ma non si vedono perché mi sembra oggettivo il fatto che non ci sono. Perché questa, la situazione in cui ci troviamo, è il frutto di un processo storico, cioè bicentenario, coltivato, studiato, perpetrato, realizzato a livello scientifico, meticoloso, con tappe precise di attuazioni, step by step. E ripeto, sto parlando di un doppio registro, sia civile che ecclesiale. Adesso noi siamo al punto, diciamo così, culmine. Lì dice, siete entrati nel tempo della purificazione, perché nell'86 sì, c'erano già tante cose, ma dopo l'86, cioè per esempio nell'86 io ero, cioè, ho 53 anni, quindi io tutti questi messaggi qui non sono cose che, cioè, sono avvenuti in un contesto storico in cui ero vivo, quindi me ne ricordo alcune cose. Ma scusate, ma che per caso nell'85 qualcuno poteva andarsi a immaginare che tutto il mese di giugno sarebbe stato costellato dei gay pride? O che ci potessero essere richieste da parte, che ne so, di una coppia di omosessuali di adottare un bambino? Ma a me a quel tempo io non ricordo zero di questo. Sì, l'aborto sì, le famiglie sfasciate sì, ma all'85 ancora la stragrande maggioranza dei matrimoni erano in chiesa, erano. Io ricordo, ci scrissi gli articoli, no? Gli articoli sui 10 comandamenti, di cui poi è nato il libro, la prima tranche, la realizzai nel 2006-2007. Nel 2006-2007, io non ricordo, ancora i matrimoni religiosi erano la maggioranza. Certo, al nord cominciavano a essere, come dire, insidiati da quelli civili. Ma quando ho dovuto pubblicare il libro, che ho visto l'Istat al 2019, io non ce l'ho i capelli. Ma se c'avevo i capelli, mi sarei addensato tutti quanti i capelli. C'è stato un picco, una precipitazione impressionante. Quindi, prego, Oscar. Sì, mi pare, Don Leonardo, che sia avvenuto veramente un processo, un pugno di finestre di Overton. Naturalmente i giovanissimi, i cosiddetti millennials, non lo possono percepire. Noi sì, perché noi ricordiamo, abbiamo memoria di ciò che si diceva, si pensava 30-40 anni fa. Per cui certe cose che, come ha detto lei, erano impensabili, neanche, ma neanche si osava, neanche a pensare, non solo a dirle. Oggi veramente sono nella realtà. Io mi ricordo che a ogni dei giovani a San Martino qui a Schio, ci fu penso che sia stato circa un 20 anni fa, ci fu una sapientista che parlò della teoria gender. E noi ci guardavamo. Diciamo, di cosa sta parlando questa signora? Una cosa da fantascienza. Lo vediamo poi come è diventata realtà. Per cui c'è stata anche un'accelerazione iperbolica grandissima delle produzioni di queste cose che appunto fino a pochi decenni fa erano impensate. Quindi probabilmente faremo un'altra puntata per questo qui, quindi vedete che anche la progressività, no? Qui siamo ancora nell'85, quindi anche questo qui, no, siamo appena entrati nell'86, 13 gennaio dell'86. Quindi, e poi, sempre 86, non si salverà il mondo se gli uomini non pregheranno di più e non cambieranno vita.
La preghiera è la conversione, cioè pregare non è non fare niente o perdere tempo, come crede qualcuno. Pregare è importantissimo. Noi siamo reduci da Lourdes, ho fatto una catechesi sotto questo punto di vista, no? Perché che cosa succede con la preghiera? Perché è così importante? La preghiera è funzionale al cambiamento di vita, alla conversione. Perché il discorso è molto semplice. Quando una persona sta, come si diceva in teologia classica, in stato di peccato mortale, la sua anima appartiene al demonio. I suoi pensieri non sono ispirati dal bene, purtroppo. Quindi, se non c'è un intervento dall'alto, quella persona reitererà a livello indefinito atti cattivi, il male. Per questo che nella Bibbia c'è scritto che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Non si perde la libertà di uscirne, però perché tu possa uscirne, questa è una cosa di cui non molti sono coscienti, per questo non bisogna fare un peccato mortale. Perché a differenza di nostro Signore, se il diavolo ti prende, e non è che ti prende, sei tu che ti dai a lui, perché per fare un peccato ci devi mettere la volontà, ma se tu gli apri la porta dicendogli Amen, e lui mette le mani su di te, lui non è un galantuomo come Domine Dio, lui è un tiranno. Quindi ti comincia a schiavizzare, farà di tutto perché tu non ti possa liberare. Sapete che uno schiavo potrebbe pure fare come Spartaco la rivolta degli schiavi, ma è molto molto difficile. Allora, se non interviene una grazia che viene dall'alto, cioè una mozione chiara nella tua anima che ti dà la luce per capire che ti dice: guarda, che se continui avanti così, fai una brutta fine, falla finita. Guarda che c'è altro nella vita, apri gli occhi e pensaci. Questa si chiama una grazia attuale che viene dall'alto e che è finalizzata alla conversione. Ma siccome questa cosa il peccatore non se la merita, Dio non gliela dà, a meno che qualcuno non la chieda per lui. Funziona così, cioè, ho descritto in poco tempo, si spiega in forma chiara, il meccanismo. Certo, una volta ricevuta la grazia, poi il peccatore deve dargli il consenso, perché se il peccatore la respinge, continuerà a peccare. Dice ora, poi il Signore, se qualcuno prega, gliene farà un'altra, poi un'altra ancora, poi un'altra ancora, poi un'altra ancora. C'è sempre questo processo. Ma la grazia non ti arriva se qualcuno non la chiede. E il male come si ferma? Facilissimo. Il male è prodotto dalla nostra volontà, certamente spinta, istigata e tentata dal diavolo, ma siamo noi poi a dirgli amen e a combinare guai. Quindi come si ferma? Il male si ferma man mano che le persone si convertono e smettono di fare i peccati. Non è che ci vuole tutto sto granché a capirlo. Purtroppo. Quindi non si salverà il mondo se gli uomini non pregheranno di più e non cambieranno vita. Cioè l'invito alla preghiera che la Madonna in tutte le apparizioni autentiche, una costante, fa, soprattutto col Santo Rosario, non è una cosa da dire. Una volta un sant'uomo durante una conferenza disse una cosa sconvolgente. Citò il caso di un noto teologo, non faccio il nome per ragioni di carità, anche se io ho serio sospetto che abbia fatto una brutta fine, però ovviamente soltanto Dio lo può sapere. Siccome Fatima è stata un'apparizione abbastanza presto riconosciuta, quindi autentica, e a Fatima la Madonna aveva chiesto tante volte il rosario, poi Suor Lucia nelle apparizioni postume rincarò la dose dicendo che questa frase famosa è: col rosario si possono risolvere tutti i problemi, sono alla nostra portata, si può risolvere tutto, col rosario in mano, comprese le situazioni di instabilità internazionali, le guerre, i cataclismi e le catastrofi naturali. E un noto teologo disse: che? E tu vorresti far credere che con rosario in mano se si possono risolvere queste cose? Proprio, cito l'espressione così come la disse: campa cavallo! Come a dire, cioè, dice, ma
Ma mica ci crederete sul serio che con Rosario in mano si possono risolvere queste cose qui? E infatti abbiamo visto tutti quanti questi grandi scienziati, tutti quanti questi intelligentoni, con le loro pensate, con la loro testa, cosa hanno risolto. Cioè, la preghiera è una cosa assolutamente fondamentale, importantissima. Ancora, 13 maggio dell'86, questo proprio a proposito di Fatima, l'anniversario di Fatima. I mali che si avvicinano faranno capire ai superbi e duri di cuori che Maria aveva richiamato il mondo. Questa è cronaca attuale. Voi allora sarete in pace perché tutto questo lo avete accettato. Cioè ci sarà un momento, e arriverà questo momento, perché guardate che il tempo è anche nostro Signore, è galantuomo, ma poi i momenti del re dell'azione arrivano. Cioè questa situazione così veramente surreale non può andare avanti in eterno. Non sappiamo quali sono i tempi di soluzione di tutto. Ma sicuramente non può andare avanti a tempo indeterminato. Quindi ci sarà un momento in cui il re dell'azione mi arriva, e in quel momento quelli che hanno creduto e ascoltato anche ciò che Maria Santissima ha fatto per farci arrivare attrezzati a questo tempo saranno nella pace. Ma i superbi e duri di cuore capiranno, ma sarà un capire simile a quello dei dannati. Perché guardate, quando l'anima precipita all'inferno, capisce tutto, capisce. E capisce molto bene. E rivede tutto e capisce che all'inferno c'è andato solo per colpa sua, che il nostro Signore per tutta la vita terrena ha fatto di tutto, ovviamente nel rispetto della sua libertà, per risparmiargli l'inferno, e che c'è andato solo per colpa sua. Quindi vedete come il tema della libertà, che è sempre fondamentale, pervade anche il contenuto di questi messaggi, no? Ecco, poi c'è un ripasso della puntata precedente. Siete sommersi dai pericoli, la causa è solo, attenzione, solo del peccato. Non mi soffermo troppo perché abbiamo fatto due puntate, una sul peccato come la causa di tutti quanti i mali del mondo, ma guardate che spero, chi ascolta, chi sta seguendo le dirette, chi ascolta le differite, se uno ha la fede divina e cattolica, di questo non può dubitare. Perché l'origine e la causa di ogni male, fisico, psichico, morale, spirituale, di tutto il male del mondo è solo il peccato. Solo, non ci sono altri discorsi da fare. Ecco perché i santi, la morte piuttosto che il peccato. La morte, ma certo che la morte piuttosto che, se uno ci crede, la morte piuttosto che il peccato. Qui oggi, che cos'è? Lì c'è il 16 luglio, oggi è la Madonna del Carmine, 10 giorni fa. Qui dalle mie parti è stata la grande festa di Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti l'ha messo in pratica. La morte piuttosto che il peccato. La morte. Perché è meglio la morte fisica che la morte dell'anima. E segue. Voi direte basta al peccato. Voi direte a tutti di non abusare più della bontà di Dio, o l'uomo se ne pentirà. Su questo dobbiamo essere coraggiosi, eh? Non solo noi preti, che oggi i preti hanno abbastanza abdicato a tante cose, eh? Alcune cose bisogna dirle. Io, esperienze pastorali recenti, no? Quando capita qualche coppietta che viene a spiegargli a sposarsi in chiesa, sapete, un parroco, se è un parrocchiano, deve sposarli per forza. Perché
Non è che può. Ah, io gli dico che chiarissimamente, dico, ti devi sposare in chiesa. Bene. Se tu sei capace di intendere di volere, fai il corso e fai il processetto, mettiti bene in testa che il matrimonio che concluderai è comunque valido. Ma sta attento che se tu, prima di sposarti in chiesa, sei avuto una vita da peccatore dissoluto, non ricominci ad andare a messa e a pregare. E soprattutto se hai vissuto in maniera disordinata ad essere casto, ricordati che il nostro stufa è il matrimonio che è valido, ma quel matrimonio non sarà benedetto perché il nostro Signore si gira dall'altra parte. Perché Dio non si irride. Io queste cose le dico e non mi importa niente, dico, quindi io l'informazione te l'ho data, quindi dopo non ti lamentare se dopo il matrimonio va a succedere il finimondo. Perché finimondo te lo sei andato a cercare tu. Voi direte basta al peccato, voi direte a tutti di non abusare più della bontà di Dio. Cioè, la bontà di Dio non deve essere una scusa per abusarne. Hai sbagliato? Va bene, non va bene. Nel senso, pentiti, confessati e il Signore ti perdona. La nostra è la fede. Della speranza, cioè si può cambiare vita in qualunque momento della nostra esistenza. Io ho visto peccatori spaventati diventare angioletti. Però deve esserci la conversione vera, il peccato tu lo devi lasciare. Non puoi andare a, cioè, capito? Non si può. Poi, ecco qui. 29 giugno dell'87. Ecco il mio grido, figli. Oggi, mentre viene posto l'idolo uomo al posto di Dio. Ecco qua. Ripeto, viene posto l'idolo uomo al posto di Dio. Questo è il punto d'arrivo di un processo cominciato con l'illuminismo, perché è l'illuminismo che ha posto l'uomo al posto di Dio. E ripeto, l'illuminismo si è concretizzato a livello politico con la rivoluzione francese. Vogliamo dire come si è concretizzato a livello ecclesiale? Perché io lo dico, non c'ho mica paura. Sapete che negli anni 50-60 è stato detto da qualche grosso teologo, qui bisogna fare nome e cognome, si chiama Karl Rahner, qui bisogna farlo. La cosiddetta svolta antropologica, il momento in cui la cosiddetta teologia deve spostarsi da Dio, quindi che cosa facciamo? Ah, stiamo attenti a servire Dio, a dare culto a Dio, a dare gloria a Dio, eccetera, eccetera, all'uomo. E questo deve farlo anche la Chiesa, perché anche qui le solite interpretazioni sofistiche e capziose e tendenziose di passi dei padri della Chiesa, no? La stessa cosa hanno fatto con la comunione in mano. Cioè, siccome Sant'Irineo dice che l'uomo vivente è la gloria di Dio, allora la Chiesa deve porgere l'attenzione all'uomo, deve volgersi all'uomo, deve contattare l'uomo, deve rispettare l'uomo, deve vedere nell'uomo, qualunque uomo, chiunque sia, comunque l'immagine di Dio, appoggiato di tutte queste cose qui. E quindi c'è stato questo spostamento, infatti si chiama svolta antropologica, quindi dall'attenzione a Dio e alla gloria che gli è dovuta a tutti quanti i santi. Che significa la santità? La santità significa dare a Dio la massima gloria possibile e concorrere come strumenti alla salvezza delle anime, perché la salvezza di un'anima è una delle massime glorie di Dio, ma la salvezza dell'anima, cioè tu alla persona devi aiutarla a prendere coscienza del peccato che c'ha perché si converta. E a che cosa porta la svolta antropologica? Ce l'avete gli occhi? Cioè, a avere quell'attenzione, quell'empatia, diciamo così, e quella, come dire, quasi venerazione dell'essere umano, a prescindere dalle situazioni in cui si trova. E così va, significa, va, va, questo comporta che arrivi quasi, in certe circostanze, a omettere di dire al peccatore: guarda, te devi convertire. E questo non si può omettere.
non c'è bisogno di essere molto, cioè, ce li abbiamo gli occhi e le orecchie. Dove sta? A Fano, ho letto qualche giorno fa, cioè, ci sarà non so cosa, una celebrazione o non so cosa, no, addirittura una benedizione pubblica durante una cerimonia di un movimento LGBT. Allora, io dico queste cose perché dobbiamo pensare, la Madonna queste cose le ha dette qui. Cioè, capite perché la filosofia è la base di tutto quello che accade? Questo è un processo, questo qui, no? L'uomo al posto di Dio. L'uomo non può stare al posto di Dio. Per nessun motivo. L'uomo deve stare al suo posto, non al posto di Dio. Perché se l'uomo si mette al posto di Dio, alla fine la superba intelligenza di molti trascina l'umanità nell'abisso mortale. Cioè, questo noi dobbiamo rendercene conto, perché noi stiamo vivendo in un tempo, non mi ricordo dove, forse era Padre Pio che diceva, sì, non potevate essere... Che stiamo vivendo tempi peggiori di quelli del diluvio. Perché peggiori di quelli del diluvio? Perché ai tempi del diluvio l'umanità si era pervertita, ma almeno non c'era stato Gesù Cristo, non c'era stato il Vangelo, non c'erano stati 2000 anni di predicazione, no? Cioè, adesso siamo in estate. Io qualche anno fa, quando ancora mi divertivo un po' con i social, feci un post, ritrovai in giro le foto degli anni 20, degli anni 10 del secolo scorso, di come andavano le donne al mare. Ma l'avete mai viste? Cioè, io quando vedo quelle cose penso, perché dico, com'è possibile vedere quelle cose? Quello era il frutto di 1900 anni di predicazione cristiana. Cioè, il mare è una cosa bella, il nostro Signore ce l'ha dato, perché uno non deve andare al mare? Ma c'è modo e modo per andare al mare a goderti un po' di refrigerio e di fatte in bagno d'estate. C'è modo e modo. Tu ci puoi andare come gli Zulù o ci puoi andare come un figlio di Dio. Adesso vanno tutte quante in mutande e reggiseno, perché così è, cioè, due pezzi, cioè quello è. Cioè, siamo passati, c'è quell'immagine e c'è questa immagine. Che significa? Significa che 1900 anni di cristianesimo l'ho preso e l'ho buttato dentro il secchio. Altrimenti non sarebbe possibile una cosa del genere. O no? Per questo che dobbiamo un attimo sempre collegare il cervello, no? È l'uomo al posto di Dio. È la superba intelligenza di molti che trascina l'umanità nell'abisso mortale. E se Oscar non c'è niente da dire, vado avanti con il seguente. Verrà presto, 26 luglio 87, il tempo della punizione che cadrà sui superbi e sugli indifferenti. Sta storia non va a finire. Questi non la fanno franca, questi qui, eh. Colpirà i servitori di Satana, gli scostumati ingannatori del popolo di Dio. Scostumati. Scostumati generalmente è un termine che si riferisce proprio a ciò di cui stavo parlando prima. Questi sono proprio senza scrupoli, senza, scostumati, ingannatori del popolo di Dio. A chi si riferisce? Punto interrogativo. Perché purtroppo bisogna dire con dolore che gli scostumati, ingannatori del popolo di Dio, a volte, purtroppo, sembrano essersi infiltrati anche dove non dovrebbero stare. Io non voglio fare sempre polemiche o così, ma ricordate, io non so manco come si chiama, l'avete visti i video di preti che sono andati a celebrare la messa a torso nudo sul materassino dentro l'acqua? Sono circolati. Oppure l'avete visto il video di un prete che andava a celebrare la messa a un moto raduno col casco in testa e la signorina, cioè, che è veramente una cosa, che se uno vede una cosa del genere sta veramente da venire da piangere, no? Io quando vedo le cose dico, ma
Io vorrei tanto sapere dentro il cervello di queste persone che ci sta? Cioè, quali processi, quali meccanismi partono per cui ti viene in mente a fare una cosa del genere? Perché so, l'essere umano generalmente qualche motivazione se la deve fare, dico, tu dici, ma è un esempio, dico, insomma. Insomma, questi Franca non la fanno, eh. Non la possono fare. Verrà presto il tempo della punizione che cadrà sui superbi, sugli indifferenti. L'indifferentismo religioso di oggi, no? Il posto dove sto io è proprio emblematico. Io ho tutti quanti i miei followers che online che dicono, ah, beati quelli di Sermoneta, beati quelli di Sermoneta, dico, fai la tira a quelli di Sermoneta. Cioè, quelli di Sermoneta non pensano affatto di essere beati, adesso a prescindere perché proprio, cioè, proprio l'indifferentismo che oggi è molto diffuso, è peggio del comunismo, mo la dico grossa, perché almeno i comunisti ti combattevano, quindi ti consideravano come un nemico da abbattere. Invece gli indifferenti te se filano proprio. Cioè, è come se non ci fossi. Cioè, proprio zero. Sono i classici muri di gomma, perché tu al comunista devi dire, tu devi convertire. E quello dice, no, tu devi convertire al comunismo. Almeno uno ci litiga, ma con l'indifferente, proprio zero. Ti devo convertire, dico. Ma che è sta roba? Mi passa proprio per l'anticamera del cervello. Prego, Oscar. No, sarebbe meglio una situazione alla Beppone e Don Guido per lei, Certo. vero? Certo. Andiamo verso la conclusione. Allora, prendo un attimo un messaggio che Oscar mi ha girato, diciamo un po', anche se dobbiamo fare un po' un jump, però riprendo un pochino alcune cose che ci siamo detti. No, è 7 ottobre 1992, che dice, figli miei, oggi la grazia di Dio vuole fare in voi cose nuove. Attraverso la preghiera del Santo Rosario, ogni uomo può tornare in se stesso per ricevere lo Spirito di Dio, che porterà l'avvento interiore, donerà forza nuova, attenzione, allontanando il pericoloso quietismo. Oh, questo è un altro tema fondamentale. Viene ripresa innanzitutto l'importanza della preghiera e del rosario, e si specifica anche che attraverso l'uso di questo strumento lo Spirito Santo farà una cosa importante in noi, allontanare il pericoloso quietismo. Cioè, nel senso che noi non possiamo assistere a tutta questa roba senza fare niente. Non è possibile. Non possiamo fare azioni disordinate, questo mai. Quindi azioni che per le modalità, per i mezzi, fermo restando il buon fine, non potrebbero essere gradite al Signore, però non possiamo pensare, sì, è iniziata la purificazione, sì, questo ordine di cose può essere cambiato soltanto da un grande intervento di Dio, sì, però non possiamo restarsene a braccia conserte e aspettare che Dio intervenga e, come dire, farci gli affari nostri e fare finta di niente. Perché in questo contesto quello che tutti possiamo e dobbiamo fare è quantomeno essere segni di contraddizione. Almeno per quello che riguarda la verità e il Vangelo. Cioè, tu ti sei messo il Vangelo sotto i piedi, ti sei messo i comandamenti sotto i piedi e io li osservo, cioè risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone, perché vedano le vostre opere buone, non vi avere paura.
Perché c'è un peccato grave, che è il vergognarsi di Gesù e del Vangelo, c'è il rispetto umano. Quindi noi non possiamo cadere nel qualunquismo. E anche, sempre nell'ambito di quello che è possibile, dentro le circostanze in cui ci troviamo a vivere, muoverci e concorrere a qualcosa. Fare la nostra parte. Cioè, il fatto che i problemi siano più grandi di noi, certamente, non ci autorizza però a non fare niente. Poi c'è l'altra tentazione, però questa mi sembra meno diffusa, anche se, che è quella di pensare che dobbiamo fare tutto noi, per non essere egoisti, lo faccio tutto io, pretendendo insomma di cambiare cose, intervenire su cose che sono più grandi di me in maniera risolutiva, cosa che questo ovviamente non è possibile. Però al quietismo bisogna fare attenzione, molta attenzione. Prego, Oscar. Sì, mi è molto impressionato questo messaggio perché, come lei diceva, un po' il considerare il rosario, no? Nella sua accezione umana sotto la preghiera, sembra una preghiera così, una recita ripetitiva, invece ha dei frutti, cioè si pensa appunto, la Madonna ci dice che col Santo Rosario, tra l'altro, ecco, possiamo uscire dal pericoloso pietismo, capiamo che il Santo Rosario ha dei frutti che sono incredibilmente importanti e sono molti. Ecco, quel pericoloso pietismo, no, che ci farebbe quella grossa tentazione che abbiamo anche un po' tutti noi, anche magari in piccola parte, no, di restare nel nostro mondo, stiamo bene, siamo. Ecco, c'è un pericolo, secondo me, anche di scivolare, senza interessarci della nostra anima, ma anche dei nostri fratelli, di scivolare in quello che è anche un peccato contro lo Spirito Santo, che è quello della presunzione di salvarsi senza meriti. Quindi si reca nella una sorta di zona comfort spirituale, una vita condotta con acidia, e dobbiamo ricordare che Dio ricorda nell'Apocalisse, ecco, che i tiepidi li vomita dalla sua bocca. E quindi capiamo che dobbiamo occuparci appunto anche delle cose di Dio, dei nostri fratelli, della salvezza dei nostri fratelli. E quindi anche pregare loro, amarci, sacrificarci, tutto quello c'è, tutto poi quel tema proprio della mistica, anche della riparazione, no? Che porta frutti. Non solo a noi, a chi si dona, a chi si immola anche, no, per Dio, ma viene versata una serie di grazie per tutta la Chiesa. E quindi capire che il Santo Rosario ci aiuta in questo, ci dà una luce nuova e ci fa capire che ci sono infiniti, infiniti frutti da questo Santo Rosario che la Madonna continua ad additarci. Leggo l'ultima perché penso siamo arrivati alla fine, dopo tanto avremo un altro round di questa serie di messaggi, sono molto importanti. 3 agosto dell'87. Questo è molto bello. Figli miei, c'è un incessante lamento di anime nella purificazione, vedete, che vorrebbero gridare a tutti nel mondo di convertirsi, ritornare a Dio. Vorrebbero tornare in mezzo a voi per pregare con voi e adorare il Padre, per allontanare il peccato che vi può portare dove loro si trovano. Ora è evidente di chi sta parlando qui la Madonna. Non sta parlando della purificazione terrena, ma sta parlando della purificazione ultraterrena, sta parlando delle anime del purgatorio. Quello che sta dicendo è, guardate che c'è un sacco di gente che si è salvata, ma a causa dei peccati commessi in vita, quelli mortali rimessi quanto alla colpa e quelli veniali, sta in purgatorio. Purgatorio, come ho detto infinite volte, tantissime catechesi, non è che è una sala d'aspetto, c'è un posto, vabbè, mi prendo un caffè,
in attesa che San Pietro mi chiama e me ne vado in paradiso. Non è così. Il purgatorio è un luogo di tormenti grossi, profondi, dove peraltro il tempo scorre in maniera molto più lenta rispetto a come scorre per noi. E dove una componente fondamentale del purgatorio, non dobbiamo chiedere al Signore che ce lo faccia vivere qui, è il rimorso. I famosi rimorsi di coscienza, questi vorrebbero tornare sulla terra a pregare, ad adorare il Padre perché non l'hanno fatto. Vorrebbero gridare a tutti di convertirsi, no? Qui c'è un eco anche di quella pagina evangelica del ricco e bullone del povero Lazzaro, dice. Vai che qualcuno gli vada a dire qualcosa. Dice: no, 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 c'hanno Mosè e i profeti. Capite, signora? C'è chi parla, perché c'è ancora qualcuno che parla a nome di Dio e dice: guardate che ci dobbiamo convertire qui. Peccato, convertire poi significa convertire, tanto per essere, convertire significa lasciare il peccato. Anzitutto il peccato mortale. Dopodiché anche il peccato veniale, cioè il peccato in senso stretto, quindi quello che volontariamente noi commettiamo sapendo di trasgredire la legge di Dio, quello di essere lasciato. Per allontanare il peccato che vi può portare ove loro si trovano, perché il peccato, bene che ti va, ti porta in purgatorio, peggio che va, ti porta all'inferno. In paradiso non si fanno i peccati. Cioè, qualunque spiritualità, qualunque cosa che non abbia proprio come cuore, come centro, l'allontanare dal peccato, qualunque parrocchia che non serva a questo, qualunque parroco che nella predicazione non faccia questo, non serve a niente, non serve. Bene, io metterei punto, carissimo, perché altrimenti dopo diventa troppo pesante. Ecco, sì, un tema più cruciale, più importanti. Ecco, a mio piacere ho anche, Don Donato, ecco, di inviato anche qualche messaggio a Gesù. In realtà li abbiamo cercati oggi e ci sono più di 40 messaggi di Gesù che parlano di varie tipologie, ecco, di pericolo, sempre, diciamo, con Ah, la prossima volta li vediamo rituale, tutti quanti. così. Quindi credo che sia bello compendiare con le parole del maestro, che sono di una profondità veramente, veramente grande. Allora, grazie Don Leonardo di questa sera. Se vuole, ecco, darci la benedizione, e poi ci Dominus. salutiamo. Appuntamento fra 15 giorni. Dominus vobiscum. È con spirito Benedicat tuo. vos omnipotens Deus, Patris, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Grazie Don Leonardo, Ave Maria, Ave Santa Nora a Maria, tutti. alla prossima, a presto.